Buongiorno, buongiorno mondo, hola chicas, hola chicos. Una ragazza mi ha detto che non si dice hola con la H aspirata, però qui alle Canarie dicono sempre hola, hola, non hola, hola. Non so, comunque a me piace di più. Hola! Comunque, qui dietro vedete un po' di Natale e qui dietro vedete un sacco di caos, un sacco, perché queste sono le cose. Oh, santo, ho fatto troppi giri. Queste sono le cose che ho fatto io, che avrete già visto nel video prima di questo vlog, perché lo volevo mettere oggi, ma devo finire ancora delle cosine. E invece lì c'è stato praticamente un casino perché ho registrato tutto lì, infatti devo mettere in ordine. Devo mettere in ordine. E qua chi è che arriva? Na 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 la 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 la
che gioia di Natale. Amore mio. Tuo primo Natale questo, sai? Il primo Natale, abbiamo un ricordo molto bello, il primo Natale di Ricky. Sì! Era vestito che sembrava uno che andava a rubare le macchine, però aveva un vestito tutto attillato. Se trovi una foto... Se trovo una foto ve la metto, perché aveva una camicia un po' grande. Faceva ridere. Ed era lì tutto ciccio, seduto sul suo seggiolone. Era pazzesco. Comunque, mi faccio un caffè e noi usciamo. Vogliamo andare prima da Maison du Monde, ma come sei uno sgambettatore. Uno sgambettatore sei, come in pancia, che continuava a scalciare, ve lo ricordate? Comunque, mi faccio un caffè e volevo ringraziare tutte le ragazze che mi hanno risposto su dove trovare le mie tazzine, perché io ho, ecco, questa qui di Pisolo, che è quella di Pisolo, e mi si è rotto Brontolo. Pisolo sarei io, Brontolo era lui. No, in realtà era il contrario. No, Pisolo sono io. Cioè, io sono Brontolo? Sì, tu sei Brontolo. Sono una persona squisita. Squisita, cioè, chi lo dici, chi si loda si imbroda proprio. Questo è un bel proverbio, sto amore, questo. Mi servirebbe anche la capsula. Sì, non mi portato porto tutti. E stavo dicendo, sì, molte ragazze mi hanno detto che c'era una vendita privata su saldi privati. Non so cosa sia. Questa qua non l'ho mai provata. E solo che noi non l'abbiamo trovata ed era un'altra linea di tazzine. Stiamo andando a Maison du Monde, che, come vi avevo detto l'altra volta, ha inaugurato da pochissimi giorni al centro commerciale Las Arenas, dove andiamo di solito. Io lo adoro Maison du Monde, lo adoro, mi piace un sacco. Dov'è Costa l'ira di in Dio. Italia, dov'è che era qualunque andavano sempre? A Busnago. Stavo dicendo, costa non è proprio super economy, però ha delle cose veramente, veramente molto carine che mi piacciono un sacco. Quindi iniziamo con Maison du Monde, che mi mangio le parole. Con parole tue. Sì, e poi andiamo al magazzino, che è quello che vi ho detto che è uguale a quello di AliExpress. Sapete che a Madrid hanno aperto un negozio di AliExpress? Però io non penso sia loro, secondo me è sulla falsa riga questo. Non lo so, vorrei chiedere. Sì, l'avrebbero scritto. Hanno copiato lo stile. Ve lo faccio vedere, dopo ve lo faccio vedere. Io non ci sono mai andata né qua né all'altro, quindi sarà una first experience. Quante cucciole, mio amore. Quante cucciole. Ma questi piedoni qua che spuntano. Questi pietons. Quanto Natale! Che bello! Che poi tutte queste cose insieme a me mandano un po' in crisi, perché non so poi dove mettere la testa. Cioè, guardate questo bel pupazzino! Bellissimo! Le palline! Poi noi abbiamo ancora le nostre dell'anno scorso, però una pallina speciale ogni anno la prendiamo, anche se non c'entra niente con l'albero poi. Oddio, stupendo, mi piace tutto, mi piace anche questa poltrona rosa,
i cuscini. Sì, vero? Però adesso, cioè, adesso noi a maggio cambiamo casa, non ha senso comprare niente per la casa. Guardate questa lampada, che bella. Ciao. Ciao. Le scale, queste qui. Poi questo colore, io lo adoro, questo pavone. Questo pavone io lo adoro. Tra l'altro è un cuscino questo qui. Però un cuscino per il divano natalizio mi servirebbe. Guardate, puff. Oh mio Dio. Oh mio Dio, guardate questo. Mio Dio. È troppo bello. Mi piace tantissimo. Andiamo a vedere le cose natalizie, che non abbiamo tantissimo tempo. E amore, io penso di aver trovato la pallina di Natale per il nostro alberello. Sì, la punta o la pallina? No, no, la pallina speciale dell'anno. Ok. La pallina un po' più particolare. Vediamo, io so qual è, vediamo se tu hai capito qual è. Vabbè, questa, amore. Sì. Ma è fatta bene? Sì, sembra fatta abbastanza bene. Che bella che è. Questo è il nostro fenicottero. Ah, prendiamo anche questa. Fa vedere? È un cervo. Sì. Non è marella? Non so se è marella. No, ma questa è ancora più bella. Che bello, qual è questo? Questa è ancora più bella. Dai, prendi questo. Sì. Bellissimo. Lo prendiamo dopo, adesso... Dai, guarda qua, ma è tutto fenicotteroso. Cioè, ma in effetti è la prima volta della mia vita che vedo fenicotterandia. Guarda anche questa forma di gattino, che bello. No, cioè, bellissimo, mi piace un sacco. C'è anche il fungo, che poi io vorrei prendere anche delle palline da personalizzare. Oddio, guardate questa, che bella che è. Cioè, bellissima. 3,95 euro, neanche tantissimo, certo che per fare tutto l'albero. Amore, la clessidra per i denti di Ricky? Sì, che ci ho pensato anch'io quando l'ho vista. Giura? Con i glitter? Ah, perché hai i denti d'oro, falsi. Ma è stupenda. Oddio, mi piace tutto. No, amore, guarda questo. Questo è un po' kitsch, forse. Non mi fa impazzire. No? No. Comunque è tutto bello bello. Guarda anche questa con la renna. Beh, questa qui la potremmo prendere. Tua mamma va pazza per le renne. Sì. Questo qui, ma che tutte robe bellissime. Bellissime. Però noi abbiamo l'albero col bianco e l'oro. Quindi c'è, cioè, chi se ne frega. Mettiamo qualche infiltrato, anche perché il fenicottero è rosa. Sì. Cioè, quindi non... Sì, sì, no, vabbè, chi se ne frega. Che stile. Sei svegliato. Oh, amore! Oh mio Dio! Delle tazzine del caffè! Che idea? Oddio! Dei... Non so cosa siano, però, che animali siano. Il gatto, il panda, la volpe. Ah, sono animali diversi. E il doccino del... Questa è la doccia, cioè... Sì, non sono bellissime. Oddio, guarda questo. Beh, quelle le cannucce le dobbiamo prendere. Poi dobbiamo trovare qualcosa da bere con la cannuccia, ma questo poi ci pensiamo. Beh, la Coca-Cola. Sì. Oddio, e questo per mettere i cookies che fa la mamma? No, questo lo voglio. No, bello è bello. Questo è bello, anche un bel cuscino natalizio, che più cuscini ho e più copro il divano. Questa è la regola. Oddio, guardate questo. Guarda, sembra una bambina nel paese delle... Sì, mi piace tutto. Mi piace tutto, mi piace. Ecco, questi cuscinoni qua, amore. Questo qua è super gigante. Bello. Vero? Mi piace. Però anche quelli così, no, questo non mi fa impazzire. Sembrava più carino. Mi sembra un po' kitsch. Sì, sì. Cioè, non che casa nostra sia proprio questa eleganza. Arte moderna. Però magari evitiamo. Questo mi piace. Noi abbiamo già preso due cuscini da Zara, natalizi. Però questo qua ci sta, secondo me. Adesso facciamo un primo giro di perlucce. Questa poltroncina qui per Ricky. Eh sì, se avessimo una camera decente per Ricky. Per vedere la TV, scusa. Ma quel toro lì ci sta ancora poco. Poi ci sta questo torellino qua che si sveglia. Questa ci sto quasi io. Ciao, buongiorno. Buongiorno, cacciotto. Ma come sei serio?
Come sei serio? Mamma mia. Guarda questo, io non vedo l'ora di prendere l'anno prossimo l'albero gigante e metterci delle palle super giganti. Piene, cioè proprio delle palloni, dei palloni. Vedi? Tipo una palla così volevo prendere. Ma la volevo prendere per mettere poi fare quella personalizzata, mettere l'impronta dei bambini. Ah, bello quello. Vero? Questa è bella. Ce ne sono due tra l'altro. Sì, no, tre anche lì in fondo. Questa costa 4,50 euro. Questa è bella secondo me. Per metterci poi la manina. Sì, va bene. Non mi convincono i glitterini qua. Mi piaceva perché era proprio una cosa diversa. Ah, non prenda. Certo. Se no è una cosa così semplice. Vabbè, sì, semplice la prendo. Cosa c'è scritto però? Joyeux Noël in francese. Cioè, mia mamma impazzisce. Dici? Sì, una cosa così senza. Perché volevo fargli poi l'impronta e scrivere l'anno. Ho trovato la pallina semplicissima, ma mi sembra che sia in vetro. E poi io la volevo un pochino, non so, con i ghirigori. Cioè, così semplice non mi fa impazzire. Mamma mia, guardate questo cavallo! Che esce fuori! Oh mio Dio! Mi piace tutto. Ditemi che non sono l'unica pazza che impazzisce per Maison du Monde. Io adoro. Tino, ma fai un sorrisino adesso, Sei più serioso? Patatoni? Ho trovato una vera e propria chicca. Questa, cioè, è impossibile da non prendere questa. È bellissima. Bellissima. Bella, bella, bella. Sì, è il tuo primo Natale? È il tuo primo Natale, puzzoni! Secondo round, eccolo qua, Idea Market. Vedete che sembra quello di AliExpress? Sì, Carlino è proprio lui. Cioè, è proprio lui. Dove siamo? Ho recuperato anche un bambino. Un secondo bambino. Siamo arrivati al magazzino, amore. Prendiamo le cose di Natale. C'è un'area giochi. No. Entusiasmo. A casa vi faccio vedere cosa ho preso da Maison du Monde. Bienvenidos. Impegnativo questo trattore. Sì. E poi usciamo noi praticamente. Che bello questo! Guarda che bello questo! Ma questa è la casetta di Babbo Natale? Non credo, amore, che Babbo Natale vivesse in una cattedrale, però. Ah no! Diciamo che qui. Dovevamo venire prima qui e poi andare da Maison du Monde, perché. Siete, amore, adesso prendiamo un'altra acqua. No? Bevi più di un cammello. Ma quella è da mettere sulla porta. Ma se noi stiamo facendo. Questi sono per i vetri, sono vetrofani, sì. Credo. No. State facendo? Stavamo facendo qualcosa per attaccare la porta, ma un foglio enorme. Questo è il ghiacciaio di Babbo Natale. Sì, il suo personale. Sì. Cosa c'è? Cosa c'è? Guarda, ci sono tutte le casette di Babbo Natale. Ma non sono le casette di Babbo Natale. Che sono? Comunque non mi sta piacendo niente qui. Vero. Ma amore, ma questo è natalizio? Ma i gatti sono sempre un po' natalizi, portano a casa. Quanto costa? Se mi dici quanto costa te lo compro. Che numero è? Il 9 con il 5. Fa vedere. Ma devi vedere prima i primi numeri. Il primo numero. 3. Quindi quanto? 3? Più 5. Uffa, che numeri sono il 9 e il 5? 95. Ah, 95. E quindi costa? 95 euro? No. Un po' troppo. Allora ne vediamo un altro. Questo è un po' meno. Questo è un po' meno? Ma è di più. No, è meno dell'altro. E quanto costa? 3,50. Bravo! Non in bocca! L'hai messo in bocca? No. Che schifo, Riccardo, non l'ha messo in bocca. Va bene. 3,50. Va bene. Te lo compro. Fa una delusione. No, tipo, questo non è neanche brutto. Però 35 euro sto. 35 euro sto robo? Tu sarà 10, 15 euro. Ma che brutto quel pupazzino! Sì. È più bello il mio! Dimmi! Tra questi! Ma
noi abbiamo l'albero di un altro colore, amore. Bianco. Bianco e oro. Poi l'anno prossimo lo cambiamo e lo facciamo tutto rosa. No, tutto verde, tutto di guacamole. Tutto di guacamole. Questa come punta. Oh, verde acqua, guarda. Questa è una punta? Credo. Sì, ma non è. Che bello questo verde. Sì, questo sì. Bello questo verde. Perché vede acqua. Mamma, qua c'è l'acqua. Sì. Guarda, comprale. Per Ricky dovrei comprare tutto. Non so da dove abbia preso questa mania di shopping compulsivo. Chissà, chissà, io un favorito netto ce l'ho. Una delusione totale. Quanto ci siamo stati? 20 minuti? 20-25 minuti. Una proprio. Delusione totale. A parte il gatto, ho comprato un cerchietto con le perline. Ma giusto per mettere il puntino, sì. Giusto per dire ho preso qualcosa. E basta. Basta. Dovevamo fare il contrario, andare prima qui e poi da mezzo. Eccomi qua. Allora, sono andata a mettermi il burro cacao perché mi sentivo le labbra super incartapecorite. Allora, ho messo qui le cose che abbiamo preso da Maison du Monde. Adesso ve le faccio vedere. Allora, iniziamo da questo sacchetto. Ero troppo felice di andare da Maison du Monde perché mi è sempre piaciuta. Sono così contenta che l'abbiano aperta qua. Allora, questo è solamente questa cosa qui che secondo me avete capito che cos'è. Dun dun. Ho preso questo qui, il porta biscotti, e domani mi sa che farò i biscotti. L'abbiamo pagato 12,99 euro, ma è una super super jar gigante, proprio natalizia. Questa è proprio da mettere, che si veda tutta piena di biscotti. Poi tra l'altro io so fare solo i biscotti alla Nutella, cioè nel senso so fare solo quelli perché mi metto a fare solo quelli perché sono facilissimi, perché altri non me ne metto a fare perché sapete che io non amo cucinare. Poi in questo super sacchetto poi ho preso due cuscini di questi qua rossi perché vorrei sistemare. Domani magari prepariamo casa per il Natale, non lo so, adesso vediamo se riusciamo domani. E vorrei cambiare poi i cuscini, sapete che adesso sono tutti colorati, sapete che io odio il divano, lo dico per le ragazze che magari mi seguono da pochissimo. Noi abitiamo in questa casa e abbiamo avuto l'obbligo di tenerci sto divano verde pisello orribile. Poi tra l'altro i gatti l'hanno anche conciato per le feste, quindi è veramente molto brutto. Io cerco di coprirlo il più possibile perché questo è questo e questo ci si tiene, ecco, uno si deve anche adattare. E questo cuscino è bello gigante. Poi tra l'altro questi cuscini uno li può anche riutilizzare, è sfoderabile, infatti adesso poi lo metterò in lavatrice per lavarlo. Ah, il cuscino intero, quindi con il ripieno e con l'involucro, l'abbiamo pagato 19,99 euro per due. E questo lo metto qua, che tanto lo metto dopo in lavatrice, che devo fare gli scuri. E poi ho preso questi coriandoli, queste strisce, com'è che si chiamano? Qual è il nome tecnico di queste qua? Queste qui, tutte, come si chiamano? Qui non c'è scritto. Ghirlande, io l'avrei chiamata in maniera diversa, non so, però non è che io sia proprio la Treccani, ecco. E mi piaceva il colore, questo oro molto 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 chiaro. A me non piace l'oro giallo, oro, e mi piaceva molto. Tra l'altro io ho tirato fuori le scatole degli addobbi che avevamo, qualcosa ho già comprato che è di là, e mi ricordavo che qualcosa di oro per comunque per il nostro albero è caduto, e quindi ne ho prese due, 1,99 euro. Poi abbiamo qui c'è l'altro cuscinone, direi che sono fatti proprio bene, sono belli grossi. Poi qui cosa c'è dentro? Ah, qui ci sono un sacco di cose per bambini. Io non vedo l'ora di poter rifare la camera di Riccardo e di Sebastian. E ci sono questi qua che sono i profumatori per gli armadi. Questi li ho presi un po' per gli armadi sia mio, che lo devo cambiare perché dà fastidio quello che ho adesso, e sia per l'armadio di Riccardo. Poi qui abbiamo una cosa poco natalizia, ma che appena abbiamo visto io e Ale l'abbiamo comprata. Ci piaceva tutte e due senza neanche, cioè abbiamo alzato lo sguardo, sì, anche io l'ho vista. E quindi abbiamo preso questo perché a noi piace viaggiare, ci piace un sacco viaggiare. E qua c'è scritto "Let's go anywhere". Ed è bellissimo, c'è tutto il mondo dorato. Adesso io non so dove l'appenderemo, però siccome casa nostra non c'è uno stile predefinito,
Va bene, mettiamo un po' tutto a nostro gusto. E poi che abbiamo? Ah, ho preso queste ghirlande qui dorate, queste palline un po' più piccoline, questo, sempre questo oro molto chiaro. Queste le ho pagate poco, 6,99 euro, pensavo di più rispetto, cioè poco rispetto a Maison du Monde. E queste le ho prese perché devo finire il lavoro qui dietro con il mio caminetto, mettere, finirlo per poter, poi stasera, stanotte mi dedicherò all'editaggio di quel video perché sono, è una settimana che ci lavoro dietro a quel video e domani spero di poterlo mettere online. Poi qui iniziamo con le i decori, guardate questo. Allora, abbiamo preso questo qua, il fenicottero, questo qui, che mi piace un sacco, è proprio un fenicotterino, questa zampina, bellissimo. Questo se cade si rompe e questo l'abbiamo pagato 3,99 euro, cioè, secondo me è super super, cioè un buon prezzo. Poi questo non l'ho tolto. Poi qui abbiamo preso, qua, ah ecco, alla fine ho scelto queste palline qui per fare il lavoretto di Natale, perché poi quello per fare l'impronta di Riccardo e Sebastian, l'impronta dei miei bambini, e allora quella semplice non mi piaceva, allora ho preso questa qua con l'alberello che è un gold chiarissimo, non è argentato, e questa l'abbiamo pagata 4,99 euro, ne ho prese due di queste qua, infatti non vedo l'ora di farli fare, la gliela farò fare sul bianco secondo me. Poi questa penso sia l'altra perché ne ho prese due, questa è l'altra uguale, identica, metto qui. Poi altra pallina, altra decorazione, le decorazioni sono stupende, una più bella dell'altra, io le avrei comprate tutte ovviamente. Questa con un altro fenicottero, guardate che bella che è, stupenda, cioè è bellissima. Questa pagata 7,99 euro, un pochino di più. Certo che se uno dovesse addobbare l'albero con tutti i decori di Maison du Monde ti partono veramente un sacco di euro, però comunque è una cosa bella. E poi ovviamente questo, una cosa questo. Questo qui che è bellissimo, questo è per Sebastian, Mon Premier Noël, e poi dopo Natale questo qui andrà nella sua scatola dei ricordi, perché scusate, sono in lotta con i capelli, andrà, dicevo, nella sua scatola dei ricordi che ho fatto sia per Riccardo con le sue cosine, cioè tipo il primo omogenizzato, tutte queste cose. Poi ho preso un altro profumatore per gli ambienti, questo, no, non per gli ambienti, per l'armadio, questa è la vaniglia. E poi questa pallina qui, questa qui con il gattino, perché noi siamo dei gattari. E è strano che non ci sia nessun gattino qui nei paraggi, che stanno dormendo quei puzzoni. E qui abbiamo l'ultimo decoro natalizio, che è la renna, se non mi sbaglio. Bellissimo, è stupenda, guardate che bella che è. Cioè è bellissimo, piccola rennina con le cornine in oro, il campanellino. Questa l'abbiamo presa perché a mia suocera Laura adora le renne e quindi gliel'abbiamo fatta trovare. Ecco qua un gatto e basta. Ah, la renna non vi ho detto il prezzo, 2,99 euro, il quadro 25 mi sembra, 24,99 euro, sì, su questi sono i prezzi. E poi il gattino 3,99 euro. E basta, questi sono gli acquisti che abbiamo fatto oggi. Alla fine ci conveniva stare più da Maison du Monde e prendere magari qualcosina in più da Maison du Monde, perché avevo grandi aspettative sul magazzino, ma si è rivelato veramente una roba, una cozzaglia di cinesate, ma proprio di bassa qualità e prezzi super elevati. Cioè, per dire, conveniva magari una roba del genere, la pagavi allo stesso prezzo, se non di più. E quindi no, penso che non ci ritornerò mai più. Metto a posto tutto, così magari se domani riusciamo facciamo tutto e prepariamo tutto a casa. Io vi auguro buonanotte, good night and good luck, vi mando un super bacio, ciao.